Il cielo sopra Pechino torna anche in questo sabato e lo fa occupandosi, come praticamente tutta l'informazione mondiale, di coronavirus. Ma noi vogliamo provare a essere, come dire, un po' laterali rispetto alle varie narrazioni che troviamo molto centrate sull'Italia, soprattutto in questo periodo, e proviamo a farlo invece occupandoci di un altro territorio. E allora, prima di tutto però, stabiliamo il collegamento con Gabriele Battaglia, che è ancora nella sua prigione dorata. Buongiorno Gabriele. Beh, insomma, dorata, Marco, va benino, insomma, non sono in galera, sono poi una specie di arresti domiciliari, sono a casa mia. Però, insomma, di dorato qui c'è veramente molto, molto poco. Credo neanche i pomelli delle porte ho di dorato. E buongiorno a tutti, ascoltatori, dalla quarantena pechinese. E dalla quarantena pechinese noi ci dirigiamo verso un altro paese. Un paese che è il secondo per numero di casi noti di coronavirus, e non è l'Italia, perché naturalmente c'è una certa apprensione che lo si possa diventare, ma per il momento è la Corea del Sud. Numeri ovviamente molto diversi da quelli cinesi. Diciamo allora, l'ultimo dato aggiornato a venerdì 6 marzo ci dice che sono 6.593 le persone positive ai test. Ma i casi sono cresciuti in un modo, se vogliamo, sorprendente in Corea del Sud rispetto ad altri paesi che invece hanno avuto crescite lineari o geometriche. Qui c'è stata un'esplosione, perché fino alla seconda metà di febbraio erano poche decine, 27-28 si dice. Poi nell'ultimo fine settimana di quel mese sono triplicati di colpo. Che cosa è successo? Oh, dunque, si pensa, anzi si è quasi sicuri, che più della metà dei casi sia legata alla congregazione Shincheonji di Gesù, un culto cristiano. Qualcuno parla esplicitamente di una setta con almeno 200.000 seguaci in tutto il mondo, ma comunque è concentrata, che è quartieri generali, in Corea del Sud. È un culto di cui praticamente non si sapeva nulla fuori dalla Corea fino a poche settimane fa. Per fortuna invece c'è chi se n'era già occupato in passato e noi siamo andati a cercarlo. Lui è Peter Daley, un cittadino australiano che vive in Corea del Sud dal 2003, insegna inglese in un'università di Seoul e si interessa dell'estremismo religioso, dei culti religiosi che sfociano e nelle pratiche estreme. Era entrato per la prima volta in contatto con la setta Shincheonji nel 2011 e quindi ci siamo fatti raccontare di che cosa si tratta. La chiesa di Shincheonji è un tipo abbastanza comune di organizzazione in Corea e in tutto il mondo. Se per essere definiti un culto bisogna avere un certo numero di caratteristiche distintive, in Shincheonji sono tutte presenti. C'è un leader che afferma di essere l'unica fonte di potere divino o l'unica fonte di un qualche percorso verso la felicità o la ricchezza e che afferma di essere l'unica persona che può permettere di raggiungere questo obiettivo. Spesso sfruttano i membri, anche le loro risorse finanziarie. Di solito si viene reclutati con l'inganno e si mira a persone che non siano di primissimo piano. Questi gruppi non parlano e certe informazioni non emergono per mesi e mesi. A quel punto le amicizie o le false amicizie sono cementate e può essere difficile distanziarsi dal gruppo e ci si ritrova dentro un'organizzazione istituita solo per servire gli interessi di un leader o della leadership. Ecco, come dicevamo, si sa davvero poco di questo culto, se non che è caratterizzato da una certa opacità. E un'altra cosa che si dice, e questo vale non soltanto per la Shincheonji, ma in generale per questi culti un po' sospesi tra la chiesa e la setta, si dice che siano estremamente ricchi, e così come si dice che siano impegnati parecchi di loro in attività illecite, addirittura in contatto con le triadi, cioè con le organizzazioni mafiose o paramafiose cinesi. E ancora Peter Daley. Beh, hanno sicuramente molti soldi, non penso che ci siano dubbi. Puoi vedere la loro ricchezza in mostra quando hanno i loro enormi eventi in tutto il paese, a volte addirittura si prenota allo stadio olimpico. Il leader ha una proprietà sontuosa fuori Seoul, quindi non c'è dubbio che abbiano molti soldi. Penso che la maggior parte dei gruppi di culto abbia molti soldi. Se hai abbastanza membri per credere al tuo Gesù o a qualche altra autorità divina, puoi estrarre molti soldi dai membri. Potrebbero anche rivolgersi a membri più ricchi.
possono assumere persone diverse per diversi motivi, quindi sicuramente hanno molti soldi. Per quanto riguarda i legami con il crimine organizzato, in realtà non ne ho sentito parlare. Penso che forse alcuni aspetti del gruppo possono essere considerati criminalità organizzata. Per esempio, il leader è stato indagato per appropriazione indebita. Non questo gruppo, però altri gruppi hanno anche commesso gravi atti criminali, sia che si tratti di aggressioni sessuali nei confronti dei membri, sia che si tratti di crimini finanziari. È abbastanza comune per queste organizzazioni essere coinvolte in attività criminali, o almeno in attività che potrebbero non essere criminali, ma che possiamo considerare immorali, come l'inganno nel reclutamento o il cercare di separare le persone dalle loro famiglie e così via. Allora, la congregazione Shin Chun-ji esiste dal 1984 e abbiamo capito che i suoi seguaci credono di essere gli unici fedeli cristiani destinati a una possibile salvezza in un eventuale giorno del giudizio, e basano questa credenza su una particolare lettura della Bibbia. Le principali critiche al culto, in certi casi che provengono anche da ex seguaci o familiari di alcuni seguaci, ne parlano come di una setta per i suoi livelli di segretezza e per il culto della personalità nei confronti del suo fondatore, Lee Man-hee, che ha 88 anni e sostiene di essere il nuovo Messia arrivato dopo Gesù per raccoglierne l'eredità. Beh, secondo Lee Man-hee, quando arriverà il giorno del giudizio, lui andrà in paradiso portando con sé 144.000 persone, che peraltro sono meno del numero di membri che si pensa che abbia la setta. Ma chi è Lee Man-hee? Well, he's an elderly Korean man, I think he's in his 80s, and... È una persona anziana, penso che abbia più o meno 80 anni e ha combattuto nella guerra di Corea. Il periodo postbellico in Corea ha visto il fiorire di questi movimenti messianici. È stato un periodo di grandi turbolenze perché la Corea non ha avuto un XX secolo molto buono. C'è stata l'occupazione giapponese, poi subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale abbiamo avuto la guerra di Corea e la dittatura. Insomma, la Corea e i coreani hanno vissuto molte esperienze terribili, e questo tipo di movimenti messianici può offrire qualche tipo di speranza e dire che la Corea è la terra eletta da cui arriverà il Messia. Può dare un senso alla vita della gente e dire che forse tutto ciò che è accaduto è per una ragione. Lee Man-hee faceva parte di alcuni di questi gruppi negli anni 60 e 70, ha avuto esperienza in gruppi di culto molto simili in gioventù, e poi ha creato Shin Chun-ji nel 1984. Per molti degli attuali culti coreani la leadership può essere ricondotta a questi primi gruppi negli anni 60 e 70, e molti di questi culti sono molto simili tra loro. Ci sono gruppi basati sulla Bibbia, ci sono gruppi che non sono basati sulla Bibbia, ci sono gruppi basati sullo yoga, o gruppi basati su risultati sportivi e anche gruppi politici. Sono tutti abbastanza simili e mimetizzati all'esterno sotto il messaggio biblico, ma poi promettono cose diverse, come la strada per la felicità o la sicurezza finanziaria, cioè promettono di poter fornire alla gente ciò che desidera nella vita, sia essa spirituale o materiale. Ma in realtà sono organizzazioni sanguisughe che cercano solo di prendere ciò che possono dai membri e di usarlo a beneficio della leadership. Spiritual or material, these groups will claim to be able to provide it, but in fact it's just the kind of elite, the elite organization really. They just try to take what they can from the members and use them for the benefit of the leadership. Sono gruppi, come dicevamo, di cui si parlava relativamente poco fuori dalla Corea del Sud, ma sono presenti praticamente in tutti gli angoli della società coreana, e quindi è lecito chiederci: ma sono davvero così rilevanti, così potenti? Sono abbastanza ai margini della società, anche se spesso cercano di farsi fotografare con personaggi famosi, con ex presidenti o leader mondiali. Cercano di intrecciarsi con le persone che si trovano in posizioni di potere legittimo. Non sono sicuro di quanto siano forti questi legami nella società coreana, ma rimane il fatto che questi culti hanno molti soldi e sono molto numerosi. Ma penso che in generale siano un po' ai margini, ed è il motivo per cui la maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare di questo gruppo prima della scorsa settimana e prima del virus. Alcuni di questi gruppi tendono a volare sotto i radar, e in questo modo evitano qualsiasi tipo di giornalismo critico e qualsiasi tipo di notorietà che non possono controllare. In realtà sono molto bravi a controllare la propria pubblicità e propaganda, ma di solito cercano di evitare di essere guardati da qualcuno che non sia indottrinato. But they usually try to avoid someone looking at them who isn't indoctrinated into the beliefs of the group. Allora, la setta Shin Chun-ji dice di avere 250.000 adepti in tutto il mondo.
Abbiamo chiesto a Peter Daley se questo è un numero credibile. I think it is because they certainly filled Olympic Stadium a few times. Sì, penso sia una stima attendibile perché hanno riempito lo stadio olimpico alcune volte e quella struttura ha una capacità di 80 o 90 mila persone. E poi quando sono andata a un evento ho visto che moltissimi membri rimanevano anche fuori. Insomma, non sono scettico su quei numeri e penso che il numero di circa 200 mila persone sia abbastanza comune tra alcuni di questi culti segreti. Seems to be quite common among some of these more fringe cults. La Corea del Sud si trova chiaramente adesso in una posizione molto complicata, perché da un lato deve gestire un focolaio che si è sviluppato appunto probabilmente a partire da questo culto, ma detto questo deve anche capire non solo come gestire la parte sanitaria, ma deve anche capire un po' come prendere provvedimenti, perché d'accordo è tutto involontario, ma ci sono una serie di comportamenti che non possono essere ripetuti né tollerati. Addirittura il sindaco di Seoul sembra muoversi verso una soluzione estrema, come quella di accuse di omicidio addirittura nei confronti di questa setta. Con Peter Daley cerchiamo di capire qualcosa di più. Penso che l'idea alla base della decisione del sindaco di Seoul sia dettata dal fatto che quando l'epidemia è stata identificata per la prima volta e si stava diffondendo, il governo ha richiesto a Shincheonji un elenco dei loro membri, in modo da poterli contattare immediatamente, testarli e metterli in quarantena. E ci sono state alcune controversie intorno all'elenco che è stato fornito, considerato incompleto. In primo luogo, dalla lista sono stati lasciati fuori molti membri di alto profilo e le persone in posizioni di potere. Il sindaco di Seoul sostiene che il non aver fornito tutte le informazioni richieste potrebbe aver contribuito alla morte di alcune persone. Quindi l'accusa è di omicidio colposo. Insomma, si ritiene che il culto sia responsabile di molti dei danni che il virus ha causato. Durante le grandi manifestazioni di massa della setta si vedono pratiche come gente che sta sdraiata per terra, stretto contatto uno con l'altro. Bene, ha fatto pensare che questo abbia favorito la diffusione del coronavirus, e anche qui il parere di Peter Daley. Yes, I mean I think really this kind of group is kind of the perfect climate. Sì, questo tipo di gruppo è il posto perfetto per la diffusione di un virus. Voglio dire, è involontario, però hanno grandi manifestazioni e grandi eventi con molte persone. Fanno molti film di propaganda, quindi a loro piacciono i video con moltissime persone che sorridono e lodano il leader. Quindi hanno questi grandi eventi in cui si riempie lo stadio. Ma quello che è successo con la diffusione del virus è che hanno i loro servizi ecclesiastici in cui un migliaio di persone si inginocchiano sul pavimento, molto molto vicini l'uno all'altro. Basta fare una ricerca su YouTube e si trovano molti video dei loro eventi. Un ex leader, che era stato traduttore per Lee Man-hee per un po' e che ho incontrato alcune volte, ha detto alla CNN che ai membri era proibito indossare maschere perché era visto come una specie di insulto a Dio. Dentro questo tipo di gruppi c'è moltissima pressione, bisogna andare in chiesa. Questi gruppi vogliono controllare la maggior parte possibile della vita dei membri e vogliono controllare il loro tempo il più possibile. Non vogliono che i membri abbiano tempo libero e parlino con persone che potrebbero tentare di convincerle ad andarsene, oppure che abbiano il tempo per dedicarsi agli hobby al di fuori del gruppo. Quindi i membri, anche se inizialmente fossero stati malati, sarebbero stati riluttanti a evitare la chiesa. E poi c'è l'idea per cui la malattia sia un segno di peccato. Se sei malato, sei stato debole. Questo è il motivo in più per andare in chiesa ed espiare tutto ciò che ha portato Dio a darti un raffreddore. Quindi penso che all'inizio questa donna, membro del gruppo, si sia ammalata e magari non se n'è accorta. Forse pensava che fosse un raffreddore, ma comunque ha rifiutato il test. E penso che non abbia preso quella decisione da sola. Ciò che sospetto è che uno dei leader l'abbia spinta a dire di no al test almeno due o tre volte. E poi ha continuato ad andare ai culti mentre aveva questi sintomi, la febbre, la tosse. E poi con la vicinanza si è diffusa molto rapidamente. Oggi circa 3.000 membri del gruppo nella città di Daegu hanno il virus. Il 60% di tutti i casi in Corea sono membri del gruppo. E la diffusione secondaria da questi membri è di circa il 90%. Quindi il gruppo è responsabile di quasi il 90% dei casi in Corea. Poco prima dello scoppio di questo focolaio i numeri erano abbastanza stabili. La Corea ha avuto 27 o 28 casi e questi sono rimasti gli stessi per circa 3 o 4 giorni. Quando questo paziente è stato identificato, le autorità si sono rese presto conto che il virus si è diffuso molto ampiamente all'interno di questo culto. This patient was identified as having the virus and then
authorities soon realized that it had spread quite widely within that church. Secondo le ricostruzioni sarebbe stata una donna di 61 anni, un'adepta della Shincheonji, che da Wuhan, quindi il focolaio del virus, ha portato il virus in Corea. Bene, in Cina la diffusione di questa setta, perché insomma ha tutti i caratteri di un'organizzazione illegale per quanto riguarda il governo cinese. Ecco, chiediamo a Peter Daly se ha idee, se ha qualche parere sulla diffusione di questo gruppo, piuttosto che questo tipo di gruppi in Cina. Ho visto su uno dei loro siti web che una donna, che era la numero due del culto e che qualche anno fa se n'è andata, aveva visitato la Cina, quindi so che hanno filiali lì. Questo gruppo cerca di diffondersi il più possibile a livello nazionale, ma non ha una buona reputazione in Corea. Non ce l'aveva prima del virus, ora sarà anche peggiore. Ma l'espansione all'estero è più facile, prima di tutto perché ci sono più persone da reclutare. Quindi sì, sono sicuro che abbiano una considerevole presenza in Cina, probabilmente in molte città, e funzionano quasi come una cellula terroristica in cui ai membri non sono fornite informazioni sugli altri membri. Ai membri viene detto di essere riservati. In Cina questi gruppi, che non fanno parte di una chiesa ufficiale, operano sempre in segreto, ma questo in particolare è un gruppo che opera segretamente in qualsiasi paese. Probabilmente la maggior parte dei culti coreani cercano di avere una certa presenza in Cina, molto sotto i radar. So anche che alcuni gruppi coreani sono nell'elenco cinese ufficiale dei gruppi vietati, anche se non so con che frequenza venga aggiornato. Si tratta di culti che, come abbiamo capito già dall'inizio di questa chiacchierata con Peter Daly, si sviluppano in realtà ormai su un periodo di tempo piuttosto lungo, una sessantina di anni circa. Ma un evento così traumatico come questo, quindi come l'essere messi di fronte a una responsabilità così grande come aver diffuso un'epidemia di cui sappiamo ancora molto poco in termini di cura in un paese che fino a quel momento era riuscito a mantenere dei livelli piuttosto bassi, ecco, potrebbe mettere in crisi un movimento come questo? Domanda che giriamo ancora una volta al nostro esperto. That's hard to... I mean, my initial answer is probably not. I mean, we've had these scandals that revolved around cults before. È difficile da dire, ma probabilmente no. Abbiamo avuto scandali che ruotavano attorno a questi culti già in passato. Nel 2014 abbiamo avuto l'affondamento del traghetto Sewol. Quando questo traghetto con 300 studenti delle scuole superiori affondò, fu rivelato che il proprietario del traghetto era il capo di un culto e voleva arricchirsi, quindi aveva speso pochissimi soldi in formazione e in sicurezza e aveva apportato alcune modifiche alla barca per mostrare il suo tipo di culto della personalità. Quella era stata una storia abbastanza grande, anche perché quella persona era scomparsa e ci fu una grande caccia all'uomo. Quindi penso che questi altri gruppi possano continuare a esistere. Del resto siamo vicini al più grande culto del mondo, la Corea del Nord. Certo, magari questo gruppo specifico potrebbe ridursi, magari il governo prenderà alcune misure. Ma penso che molti altri gruppi continueranno a fare quello che hanno fatto negli ultimi 20, 30 o 40 anni. Quello che spero è che riesca la consapevolezza generale su come operano questi gruppi, così da rendere più difficile per loro reclutare e quindi far sì che meno persone vengano danneggiate. A lungo termine comunque non sono sicuro che ci possa essere un grande cambiamento, perché questi gruppi sono difficili da fermare. Non si può impedire alle persone di comunicare tra loro e diffondere idee. Quindi da un lato penso che dobbiamo tollerare questi gruppi il più possibile. Ma allo stesso tempo spero che ci siano delle leggi su alcune delle attività più immorali, come l'inganno del reclutamento e i crimini finanziari. Quindi vorrei vedere più attenzione su questi gruppi in termini di educazione e consapevolezza, una maggiore attenzione del governo e delle autorità su questi gruppi per capire se abbiano infranto le leggi e come stiano funzionando. Detto questo, penso che questi gruppi continueranno a provare a prosperare. Non rinunceranno a reclutare, questo è certo. But having said that, I do think these groups will continue to flourish and continue to try to flourish. They're not going to give up trying to recruit. So that's certainly true. Ecco, interessante questo parallelo che è stato proposto proprio da Peter Daly, ovvero un parallelo tra i culti nella Corea del Sud e il più grande culto del mondo, ovvero quello nordcoreano. Ma c'è quindi qualcosa che non funziona? C'è qualche disfunzionalità della Corea in sé, intesa come intera penisola, nei confronti dei culti? I mean, I often think
it's kind of sad. Like, there's North Korea so close, and there's this awareness of North Korea. There are North Korean defectors living in Seoul. Penso sia un po' triste. La Corea del Nord è così vicina, c'è questa consapevolezza della Corea del Nord. Ci sono disertori nordcoreani che vivono a Seul e condividono le loro storie. Eppure allo stesso tempo ci sono queste Nord Corea in miniatura che operano nella Corea del Sud. Penso che se Lee Man-hee avesse il suo paese somiglierebbe moltissimo alla Corea del Nord. Lui modella i suoi eventi su quelli della Corea del Nord, sai, con tutti questi bambini che si esercitano per mesi per mostrare quanto sia grande il leader. Penso che sia una parte della condizione umana, il fatto che alcune persone provino a manipolarne altre e siano disposte a farlo. Non si preoccupano di fare del male. È il profilo del sociopatico. Quindi queste persone esistono in tutta l'umanità, però il concetto di culto coreano sembra più comune che in altri paesi. Ancora una volta penso che la terribile esperienza del dopoguerra coreano abbia contribuito alla crescita di questi gruppi, abbia creato un ambiente in cui questi gruppi sono riusciti a prosperare. La Corea è una società un po' meno individualista rispetto alla mia cultura australiana, forse anche rispetto alle culture europee, quindi far parte di un gruppo è un po' più importante. E poi c'è il rispetto automatico degli anziani. La parola diretta per amico è usata solo tra i coreani della stessa età. Se c'è anche un solo anno o due di differenza, allora la persona più giovane non userà quella parola e tratterà l'altro in modo un po' diverso. E questi culti in qualche modo sfruttano tutte queste cose. Durante il reclutamento nelle università si assicurano che il reclutatore sia più vecchio dei reclutati. Tutti questi piccoli trucchi sono usati per ottenere una posizione di autorità su una persona. All these little, they, you know, any little trick they can use to get a position of authority over a person, they will do. In questa specie di romanzo della setta Shin Chun-ji ci sono proprio tutti gli ingredienti. Insomma, c'è la pestilenza, il coronavirus, c'è l'untore e quindi è la donna che da Wuhan porta il virus in Corea e c'è l'eresia. Ecco, questo chiaramente ci rimanda ad aspetti oscuri della nostra storia, anche dell'Occidente, e quindi chiediamo al nostro esperto Peter Daley se non c'è anche in questo caso il rischio di una caccia alle streghe con questa setta che sembra così predisposta a diventare il capro espiatorio di tutto. I teach English at a university in Seoul and I read, you know, a lot of members of this group are female. Insegno inglese in una università di Seul e molti membri di questo culto sono donne di 20 anni. Quando penso a queste persone con il virus, so che sono quelli che vedo ogni giorno. Ho incontrato molti membri e penso che possano essere molto idealisti, pensano di fare qualcosa di giusto, di servire una buona causa. Come Shin Chun-ji, ci sono molti gruppi dedicati all'idea della pace del mondo e questo genere di cose che tutti desiderano. Quindi possono attrarre persone idealiste e simpatiche. È davvero qualcosa di triste perché penso che ci sia spesso un contrasto tra questi giovani membri davvero simpatici e ben intenzionati e la direzione del gruppo, che consiste nello sfruttarli il più possibile. Allo stesso tempo, però, stanno anche contribuendo a questo sistema, cercando sempre di reclutare altre persone. Provo comunque simpatia per loro. Comunque il gruppo si lamenta di molte persecuzioni e penso che in effetti ci siano. Voglio dire, c'è molta rabbia in Corea contro di loro, non hanno mai avuto una buona reputazione. Però sarebbe bello se potessimo separare la persona, la vittima del virus, dall'organizzazione. Il problema però è che quel tipo di atteggiamento negativo nei confronti del gruppo si aggiunge al fatto che alcuni membri si sono rifiutati di sottoporsi al test. Il gruppo ha pubblicato elenchi che non erano completi e penso che molta rabbia sia giustificata. Spero che ciò non porti a nessun tipo di azione drastica o criminale contro questi membri. Molti di loro sono solo ragazzini che sono stati ingannati ed è abbastanza triste. Any kind of, you know, drastic or criminal actions against these members, a lot of whom are just really just young kids that were tricked and they believed lies that were told them, and it's quite sad. Ma finora ci sono stati degli episodi violenti nei confronti dei membri della Shin Chun-ji? Well, actually, is a little bit violent itself because I've been pushed and shoved at events. I mean, it's kind of low-level violence. Beh, diciamo che un po' di violenza di basso livello esiste già. Probabilmente ci saranno delle ripercussioni negative contro i membri del gruppo. Sicuramente i membri si sono già sentiti perseguitati. Di fatto fa parte dell'insegnamento, della dinamica del gruppo. Si crea una mentalità noi contro loro, che può aiutare a cementare le persone nel gruppo in cui si sentono le persone migliori e devote e pensano che tutti coloro che sono fuori siano invece malvagi sotto l'influenza di Satana. Fa sempre parte di una dottrina che quando arriva spesso entra in conflitto con la società esterna. Se non causano scandali ci sono meno problemi, ma poi i problemi esplodono e finiscono sotto gli occhi del pubblico. C'è molta frizione tra le loro convinzioni e la società esterna. If
they keep to themselves and don't cause any scandals, there's less issues, but then they kind of blow up and it's in the public eye this much, there is a lot of kind of friction between their beliefs and the outside society. Siamo arrivati verso la fine di questa chiacchierata e proviamo a allontanarci un po' dal fatto religioso in sé, da questa dimensione dei culti, perché se guardiamo ai numeri, ai freddi dati dell'epidemia, vediamo che la Corea, come dicevamo, ha un tasso di contagi molto molto elevato, superiore a quello dell'Italia e dell'Iran, che sono rispettivamente il quarto e il terzo paese in questa sgradevole graduatoria, ma dall'altra parte è un numero di vittime che è tenuto decisamente basso, di persone che hanno perso la vita. Ecco, che cosa si può dire quindi del tentativi di contenere questa epidemia in corso? I have read that there's been a lot more testing here, so maybe the early identification of early diagnosis has led to maybe. Ho letto che ci sono stati molti più test qui, nonostante l'identificazione precoce ha portato forse a fare più trattamenti. E poi indossare la mascherina è parte integrante della cultura, specialmente quando l'inquinamento atmosferico è grave. Quindi non c'è stato uno shock culturale nel vedere delle persone indossare maschere. Oggi c'è il dibattito su quanto sia efficace. Ma all'improvviso, nelle ultime settimane, vedi maschere dappertutto, specialmente sui trasporti pubblici. La Corea afferma di aver contenuto la diffusione del virus, anche se è sempre difficile saperlo a causa del periodo di incubazione di 2 settimane. Ma prima di questo scoppio c'erano 27-28 casi che sembravano poter rimanere stabili. Se questo focolaio non si fosse verificato, sicuramente il virus si sarebbe diffuso di più, ma non avremmo avuto questo enorme aumento improvviso che ha travolto la città di Daegu. Ci si sarebbe concentrati maggiormente sulla risoluzione di quella destinazione, l'aeroporto internazionale dove arrivano la maggior parte delle persone. Penso che in generale la Corea meriti elogi per la quantità di persone che è stata testata. Ho visto alcune cifre in cui era, per esempio, molto molto più elevato rispetto ai test effettuati finora in America. Ci sono state alcune controversie sulla disponibilità delle mascherine e molti posti si stanno esaurendo, ma a parte questo, in generale, vedo che le postazioni disinfettanti per le mani stanno comparendo ovunque, camminando oppure accanto ai semafori, nei bar o nei ristoranti. E anche i membri del personale servono i clienti indossando i guanti. Allo stesso tempo il virus si sta diffondendo in tutto il mondo e con un periodo di incubazione di 2 settimane è sempre difficile capire quale sia l'attuale diffusione. Ma ecco, non ho nessuna lamentela personale su come il governo coreano ha risposto. What the current extent of spread is, but I think I've got certainly no personal complaints about how the Korean government has responded. Bene, Peter ci ha illuminato quindi su questo mondo un po' inquietante delle sette coreane e di come questa setta Shin Cheon-ji, ricordiamo il suo nome, attraverso i legami stretti, sotterranei e anche oscuri con la Cina, sia diventata improvvisamente il focolaio del virus in Corea del Sud. Insomma, sembra veramente una storia quasi fantascientifica, vero Marco? Una storia degna di un romanzo con dei personaggi che quadrano davvero tutti quanti con una narrativa bella forte. Peccato che si innesti nel mondo reale. La speranza è che, insomma, ci sia qualcosa da imparare. Ci sono molti discorsi sul fatto che, per esempio, si può imparare qualcosa sul mondo in cui viviamo, sul modello di consumo. Tanti, tanti discorsi che si fanno, in questo caso anche nell'approccio al fatto religioso. Ma non siamo noi i filosofi che troveranno la quadratura in questi discorsi, noi per il momento ve l'abbiamo raccontata e torneremo a raccontarvi tante, tante altre storie nelle prossime settimane, perché mentre tutto chiude, beh, cosa potete fare? Mettervi di fianco a una radio e ascoltarla nella vostra stanza senza mettere in pericolo nessuno, come naturalmente farà Gabriele nella sua quarantena. Ma io la settimana prossima sarò fuori, cari ascoltatori, e se non succede niente nel frattempo, comunque la prossima puntata, sabato prossimo, se tutto va bene, io sarò uccel di bosco, sarò a piede libero nella grande Pechino che torneremo a raccontarvi. E che potrei vedere attraverso davvero il cielo e non soltanto il soffitto. Alla prossima, Gabriele! Alla prossima!